Altra cosa però, questo è un esperimento per far capire che adesso in poi abbiamo bisogno di una struttura permanente nell'amministrazione comunale che ascolti quotidianamente, costantemente, ogni singola lamentela, dalla semplice lampadina alla semplice acqua piovana che corre davanti a casa, ma qualsiasi preoccupazione del cittadino deve avere un riferimento, una persona, un ufficio, in modo tale che il cittadino si sentirà subito protetto dalla propria amministrazione comunale. Altra cosa, Giuseppe parlava della città dei sogni, come è giusto che sia, il prof me lo sta facendo notare, lo vediamo insieme, amministrare non è cosa facile, portare la croce e cantare allo stesso momento è ancora più difficile. Ora, semplicemente legatevi ad un aspetto semplice, tecnico, pratico. Se vogliamo realizzare questi bei progetti della scuola e tutto, abbiamo bisogno della stabilità amministrativa e politica. Ed ecco perché noi insistiamo ad essere rieletti. Non perché così, semplicemente perché noi dobbiamo chiudere un ciclo di cambiamento e di riforma di questo paese. Dopodiché, quando saranno passati questi altri 5 anni, noi avremo un ciclo amministrativo concluso al 100%. Un ciclo politico che si aprirà nuovo e voi giudicherete quale sarà stato migliore, questo modello amministrativo che per 10 anni ha cambiato e trasformato Albignano, o vogliamo cambiare ancora? Poi sarà la vostra scelta, ma noi nel frattempo abbiamo bisogno di completare al 100% tutto quello che abbiamo chiesto di fare, perché è nel vostro interesse, perché tra 5 anni, se noi non dovessimo realizzare qualcosa o meno eccetera, io dovrò ritornare di fronte a voi come tutti gli altri candidati e dobbiamo fare di nuovo la campagna elettorale, dove chi avrà amministrato dovrà dire ma questo non siamo riusciti a farlo, il nuovo dirà ma io voglio fare questo. Allora noi vogliamo essere semplicemente politici, noi vogliamo stare altri 5 anni, realizzare il nostro programma e dire ecco qua, questa è la nostra storia, a voi il vostro giudizio. Quindi nel vostro interesse dovete scegliere di stare nella nostra lista, di scegliere l'amministrazione Marcucci, perché sennò il cambiamento noi non lo potremo mai fare, perché poi se premierete altri dovremo stravolgere tutto, dovranno riniziare da zero e fra 5 anni voi direte ancora ma voi non avete fatto il 50% del vostro programma. E allora se non vi volete né più lamentare, se non volete avere la stessa campagna elettorale che va avanti da 40-50 anni, dobbiamo essere semplicemente cittadini italiani di fronte alla stabilità. Bisogna premiarla, bisogna seguirla, perché il cittadino e voi tutti dovete essere i testimoni, cioè dal 13 giugno dovete iniziare a seguire di più l'amministrazione, un minuto in meno di Facebook o di TikTok, ma un minuto in più di lettura dei siti, perché noi moltiplicheremo ancora di più l'amministrazione trasparente, arricchiremo ancora con questo sportello amico, con un sito ancora più accessibile, faremo in modo che voi sarete i protagonisti di questa amministrazione. Dopodiché avrete voi la coscienza a posto, perché dice io ho seguito, ho sostenuto, ho fatto quello che vorremmo fare, e vi garantisco che fra 5 anni ritroverete un paese totalmente cambiato, sicuramente migliore. Bravo. Grazie per la pazienza. Bravo. Complimenti ad Antonino. Immaginate che questo intervento non era programmato, gli ho chiesto 2 minuti fa prima di iniziare, ho detto Antonio vuoi dire, hai detto sì, 2 parole le dico, immaginiamo ora che programma il suo intervento, cosa dirà? Intanto vi ricordo anche i prossimi appuntamenti, sabato 4 saremo in piazza Notar Paoli, giorno 7 saremo, permettetemi, nella bella e nuova piazza di Marciano Freddo, e giorno 10 saremo per la chiusura a San Pietro. Ora, prima di passare la parola al sindaco, vorrei esprimere un pensiero e lo faccio a modo mio, paragonando la palese situazione che ci è stata presentata al mondo calcistico. Bene, immaginate un tifoso del Napoli. Ad Albignano ce ne sono molti ed è risaputo quanto sia grande la rivalità e l'astio nei confronti della Juve. Infatti, questo tifoso critica la società Juve, la condanna, gli punta il dito per il modo che hanno di operare e di agire. Poi questo tifoso, stranamente, decide di collaborare proprio con la società Juve. Quando viene presentato, immaginate, un palco pieno di manifesti e stendardi della Juve, lui caccia una bandiera del Napoli e dice sono qui
per portare in alto il nome del Napoli. Peccato che si trovava nel posto sbagliato. A me sembra ha sventolato solo la bandiera della incoerenza, la bandiera della inabilità di formare una propria squadra personale. Bravo! Si è accodato alla squadra tanto criticata pur di non rimanere nuovamente fuori dalla corsa al campionato. Spero di essere stato chiaro, grazie dell'attenzione e invito tutti gli alvignanesi a riflettere. Cari concittadini e amici, è un piacere parlarvi con ufficialità a chiusura del mandato amministrativo. Sono ancora qui con una squadra rinnovata, ma sulla traccia di ciò che è stato, con la conferma di 5 consiglieri uscenti e con 7 nuovi candidati. Una squadra ben determinata, con dei traguardi precisi e fermi, e a tali traguardi si arriva con determinazione, con chiarezza di idee, con procedure trasparenti, con la correttezza dei procedimenti. Solo così non ci si trova a dover affrontare contenziosi e a pagare debiti su debiti per procedure sbagliate o per inerzia. Non basta far quadrare i conti del bilancio, bisogna non far arrivare richieste risarcitorie con scarsa possibilità di non soccombere in giudizio. Procedure sbagliate creano responsabilità personali e danno erariale, e Alvignano non se lo può permettere, perché anziché pagare debiti per errori di procedure, per scelte amministrative sconsiderate e irresponsabili, deve poter avere fondi per interventi urgenti e risolutori di problematiche relative alla sicurezza e altro. E noi con voi di queste scelte non ne abbiamo fatte. Abbiamo fatto invece interventi mirati, strade asfaltate e messe in sicurezza sia interne che esterne per un numero di circa 20. Non capisco come si può negare l'evidenza. Non risulterebbe a molti tutto questo lavoro fatto? Sono stranieri nel proprio paese? Forse no, negano solo l'evidenza per opportunità. Altri 10 interventi sono stati finanziati e sono prossimi ad essere avviati. Il parco giochi credo che lo inaugureremo a breve. Il nostro programma elettorale è improntato all'efficienza e all'efficacia, con il supporto di un piano urbanistico adeguato e da realizzare all'insegna dello sviluppo e della crescita, che favorisca l'agricoltura, l'imprenditoria giovanile, con crescita di nuove attività, in modo che tutta Alvignano possa avere uno sviluppo coordinato e tutto il paese abbia possibilità di migliorarsi, trovando all'interno le risorse per la crescita. Saranno dunque agevolati gli insediamenti produttivi con garanzia di sostenibilità. Saranno create le premesse per un turismo sostenibile. Abbiamo recuperato, come già veniva ricordato, presso la chiesa paleocristiana l'altare con l'affresco di San Ferdinando che stava andando in rovina. Ma tutta la chiesa va recuperata, rifacendo il tetto e mettendo in sicurezza il pavimento originario. Occorre liberare lo spazio intorno alla chiesa
per renderla autonoma e consentirne la fruizione più completa. Inoltre c'è necessità di costruire ulteriori loculi per far fronte alle richieste inevase dei cittadini, utilizzando i lotti che sicuramente resteranno invenduti in numero elevato e che il Comune è tenuto a comprare. Questa compera porta il rischio di dissesto finanziario. Interverremo nei luoghi da mettere in sicurezza. È in attesa di finanziamento un nuovo progetto di strade per 3.600.000 che coprirebbe il fabbisogno quasi della totalità delle strade del Comune. Per quanto riguarda i finanziamenti con PNRR, non trascureremo nulla e come fino ad ora per fare le opere non abbiamo avuto bisogno di project financing con prestiti da parte dei privati, così saremo in grado di prendere finanziamenti europei, statali, regionali, e ciò è reso possibile perché abbiamo un organico al Comune ristabilito con professionisti autorevoli e capaci, e saremo anche veloci perché appunto c'è il personale che prima non c'era. Intanto con delibera di giunta municipale abbiamo dato indirizzo agli uffici di presentare manifestazioni di interesse relativamente 1) all'adeguamento energetico dell'impianto sportivo di via Caselle con progetto di circa 750.000 euro, sistemazione ambiente con altre attività sportive, e alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza che interessa quasi tutto il territorio comunale con un importo di 220.000 euro. È stato approvato ancora un progetto denominato Lavori per la resilienza e la messa in sicurezza del territorio comunale e del centro abitato, di un importo di 2.500.000. Altra misura PNRR è quella che prevede servizi e cittadinanza digitale. Ma le cose fatte, le cose da fare sono in un dépliant, sono sui manifesti, le stiamo dicendo a turno come capita, ma torniamo un poco a ciò che abbiamo trovato. I marciapiedi. È in corso anche qui una procedura giudiziaria per un decreto ingiuntivo della ditta per la richiesta di 196.000 euro, oltre interessi moratori. Il Comune si è opposto ed è in corso la procedura. I lavori, come possiamo vedere, non sono stati eseguiti a regola d'arte, visti gli interventi di manutenzione che il Comune deve fare continuamente. Ciò nonostante è stato eseguito il collaudo. Lo spessore della pavimentazione utilizzata non è adeguato, è ridotto, molto ridotto. Per i lavori di riqualificazione del centro urbano cittadino, poi, anche qui, la ditta esecutrice proponeva azione legale nei confronti del Comune per ottenere la somma di 259.000 euro a titolo di interessi moratori e legali. Il Tribunale formulava proposta conciliativa per 150.000 euro a completa tacitazione e transazione, oltre a 6.000 euro per spese e competenze legali e IVA. Abbiamo aderito alla proposta del giudice per evitare danni peggiori, riconoscendo il debito fuori bilancio di euro 150.000. I debiti riconosciuti sono dipesi, però, bisogna ricordare, da ritardato pagamento come interessi maturati su fatture emesse dalla ditta e non pagate in tempo. E allora, un attimo
di riflessione. La scuola media è stata realizzata a debito con 107.000 euro annui per 20 anni, oltre a 1 milione di anticipo con la cassa depositi e prestiti. 3 milioni di debito. Il cimitero con la clausola dell'invenduto ci porta al rischio di dover sborsare 700-800.000 euro per i lotti non venduti che il comune è tenuto a comprare. I marciapiedi, per i quali siamo stati citati per circa 200.000 euro, oltre alla qualità pessima del lavoro, i lavori di riqualificazione del centro urbano pagati in ritardo e quindi ci ha comportato una spesa solo per interessi di 150.000 euro, sono solo alcuni degli esempi di un modo non ortodosso e credo non corretto di amministrazione, a danno dei cittadini con rischio di dissesto finanziario. Bravo! Noi con voi abbiamo proposto un nuovo modello amministrativo, un nuovo modo di fare amministrazione, un nuovo paradigma del fare. Quale è questo modello? Il fare, soprattutto. In 2 anni e mezzo, perché 2 anni e più di Covid non ci ha impedito di lavorare. Gli uffici regionali, ministeriali sono stati chiusi, gli uffici erano deserti, proprio come anche noi abbiamo dovuto chiudere il portone del comune, ma abbiamo dovuto chiudere il portone, ma abbiamo consentito accessi contingentati. Su appuntamento siamo stati aperti e operativi a dispetto di quanti dicono il contrario. Abbiamo nonostante ciò fatto tanto e sotto gli occhi di tutti, se si è disposti a vedere. Quale modello? Il fare. 2. No debiti per il comune, no debiti, tutto è stato fatto con finanziamenti pubblici, mentre abbiamo pagato fino ad ora circa 700.000 euro di debiti fuori bilancio e alcuni contenziosi sono in corso. 3. Modello amministrativo, il fare, non debiti, trasparenza e legalità. Bravo. Quarto, pacificazione generale del paese. Tutti con gli stessi doveri, con gli stessi diritti. Consentiteci per questo di continuare, portando a termine i lavori iniziati, di avviare quelli già finanziati e continuare a progettare per ottenere ancora finanziamenti per la qualità della vita del nostro paese. Grazie. Bravo! Bravo! Ci aggiorniamo alla prossima puntata con ulteriori precisazioni. Grazie. Grazie di tutti. Buonasera. Allora, per questa sera è tutto, abbiamo finito. Volevo solo aggiungere che se Alvignano è viva, e io la vedo viva questa sera, lo dimostra anche il fatto dell'apertura di una nuova attività, a cui faccio i miei personali auguri e gli auguri di tutta la lista, il 12 giugno farà una giusta riflessione e non sbaglierà. Voterà la lista numero 1, noi con voi, di Angelo Francesco Martucci.